Che cosa pensa di fare Imelda con quella deliziosa torta? Questa sarà la torta definitiva. Quando lei la mangerà, avrò il potere del demonio. Fate questo bel regalo alla nostra bella ragazza. Chi sarà la sua vittima? E come potrà sfuggire a questo piano malvagio? Scopriamolo nella storia di oggi di War Fairy Tales. C'era una volta in un regno una bellissima principessa di nome Clara. A differenza delle altre principesse, era una principessa coraggiosa che padroneggiava l'uso della spada. In ogni competizione tra cavalieri cercava sempre un modo per competere con loro. Era così talentuosa con la spada che poteva facilmente sconfiggere uno ad uno i cavalieri del regno. Al suo 18° compleanno Clara ricevette molti regali, ma a nessuno di essi le interessava. Mentre si annoiava, vide una torta deliziosa sul tavolo e andò ad assaggiarla. All'improvviso un rumore proveniente dall'esterno catturò la sua attenzione. Vide un topo che stava portando uno schiaccianoci a forma di uomo. Sembrava che chiedesse aiuto. Quello schiaccianoci ha un aspetto così pietoso. Clara decise di aiutarlo. Ehi, topolino, dove lo stai portando? Lascialo a me! Prese lo schiaccianoci, lo osservò e vide che aveva la forma di un bel principe. Oh? Era interessata a questo e sembrava che lo schiaccianoci avesse un aspetto più felice. Questo è così strano! Non ho mai visto nulla di simile in vita mia! Clara si addormentò senza sapere che c'era un occhio spaventoso che la stava guardando. Il giorno dopo, Clara mise lo schiaccianoci su uno scaffale e poi si andò ad allenare. Va bene, per il momento dovresti rimanere qui. Clara terminò l'addestramento e mentre si dirigeva verso la sua stanza, un pappagallo giallo la colpì all'improvviso. Oh no, povero pappagallo, cosa ti succede? Forse devi avere molta fame. Un po' di nettare ti farà sentire meglio. Ora seguimi nella mia stanza e ti darò altro cibo. Clara andò in camera sua e scoprì con sorpresa che c'era un gruppo di topi nella sua stanza che stavano cercando di portare via lo schiaccianoci. Cosa state facendo? Mettete giù lo schiaccianoci! Clara stava cercando di attirarli, ma non si aspettava che l'avrebbero attaccata facendola cadere. I topi corsero verso un portale magico sul muro. Clara voleva riprendersi lo schiaccianoci, così toccò accidentalmente il portale e rimase bloccata all'interno. Fu teletrasportata in una terra lontana. I topi erano su due piedi e stavano portando via il principe. Cosa? Era davvero confusa perché non sapeva dove si trovava. Poi sentì una voce. Io potrei dirtelo se solo ti alzassi. Chi sei? Perché dovrei obbedire ai tuoi ordini? Perché sei seduta su di me. Oh cielo, mi dispiace. Tu sei quel pappagallo e sai anche parlare. Sono il pappagallo della saggezza e vivo in questo castello. Qualche giorno fa, il giorno del suo compleanno, si è perso. Così mi sono affidato il compito di ritrovarlo. Ho sentito l'odore della magia malvagia su di te, così ho deciso di seguirti, ma avevo troppa fame. Sono felice di sentirlo. Hai detto che sono sotto un incantesimo malvagio. Come può essere? All'inizio pensavo che tu fossi una strega, ma dopo aver ricevuto il tuo aiuto, ho pensato che tu non sei una persona malvagia. Forse quell'odore proviene dal momento in cui hai toccato lo schiaccianoci. Prima mi sono svegliato e ho visto che eri stata portata in questo mondo, così ti ho seguita immediatamente. Questo è il castello di Imelda, costruito con la magia maligna. È stata una fortuna che i topi non ti abbiano vista arrivare qui. Quindi cosa dovremmo fare per aiutare il principe e fuggire da questo posto? Dobbiamo sconfiggere la strega. Solo la spada fatta di coraggio può purificarla completamente. Questa è stata usata dal nonno di Basil per sconfiggere il suo discepolo. Ma con la scomparsa del principe anche la spada è scomparsa. Poi sentirono un rumore. Si nascosero e videro i topi che portavano un omino giocattolo.
Clara decise di seguirli. I topi portarono quell'omino in una camera. Clara fu molto sorpresa di vedere cosa c'era dentro. Questo luogo era pieno di tesori e di oro e c'erano altri giocattoli a forma di uomo. Poi Clara calpestò improvvisamente una roccia sotto i suoi piedi e i topi la riconobbero. Clara e il pappagallo scapparono via, ma fu subito bloccata. Non c'erano altre strade dove poter scappare. I topi erano troppi e così fu presto sconfitta. Per quanto riguarda il pappagallo, riuscì a scappare. La portarono a casa di Imelda. Oh, finalmente sei qui. L'ultima volta sei stata fortunata a non mangiare quella torta. Ma ora che sei stata portata qui da me, non ci sarà proprio altra scelta per te. Forza, mettetela nella gabbia. Dopo averti trasformato in un ghiacciolo, avrò tutto quanto il potere reale. E da allora non dovrò più avere paura di te. Perché non riesco a terminare? Dopo che la strega uscì per prendere gli ingredienti, il pappagallo arrivò. Pappagallo, dove sei stato? Prima usciamo di qui! Il pappagallo diede a Clara la chiave, lei aprì la gabbia e liberò anche il principe. Ma non molto tempo dopo, i topi scoprirono che erano scappati. Vai tu per primo, io li fermerò! Tu non sai combattere! In realtà sì, ho letto un libro al riguardo prima di venire qui. Cosa? Hai letto? Corsero fino ad un incrocio, poi il pappagallo apparve. Venite qui, presto! Aspettarono che i topi se ne andassero. Questa è la camera da letto di Imelda. Ho scoperto che i topi non osano neanche entrare qui, quindi siamo al sicuro. Mi dispiace di averti trascinato in questa storia solo per la mia imprudenza. Volevo dimostrare a tutti il mio valore, così ho preso la spada e sono andato a cercare Imelda. Ma ero troppo debole. Non potevo fare nulla e lei mi ha catturato. Ma una volta ha dimenticato di chiudere la gabbia e sono riuscito a scappare. Mentre i topi non c'erano, sono saltato verso il portale magico che conduceva alla tua stanza. Ma non mi aspettavo che, una volta entrato nella tua stanza, il mio corpo si bloccasse e si trasformasse in un giocattolo. Allora dov'è la spada? Dopo avermi catturato, ha ordinato ai topi di metterla nella sua camera del tesoro. D'accordo, ora andremo lì per riprenderci la spada. Una volta che la spada è in nostro possesso, sarà facile sconfiggerla. Ma come? I topi sono ovunque! Il pappagallo fece da esca. Ehi, stupidi topi, venite a prendermi! Mentre i topi inseguivano il pappagallo, gli altri due arrivarono alla camera del tesoro della strega. Arrivati lì, videro che c'erano due topi di guardia. Come possiamo entrare lì? Non abbiamo armi per sconfiggerli. Io ce l'ho! Dopo un po', Clara riuscì a sconfiggere i topi. Almeno tu non sei inutile. Sono felice di aiutarti. La camera era chiusa a chiave con una serratura gigante. Come possiamo aprirla ora? Forse la chiave è tra queste. Aiutatemi, stanno per prendermi! Entrando, il principe usò uno scrigno per bloccare la porta. Si misero subito a cercare la spada. Non molto tempo dopo, la strega ruppe la porta ed entrò. La pagherai cara! Clara vide un bastone d'oro. Lo prese e lo usò come arma. In quel momento il principe trovò la spada, la lanciò a Clara. Aveva la spada del coraggio nel palmo della mano e poteva sconfiggere facilmente tutti i topi. Quanto sei inutile!
Questa volta Imelda dovette combattere contro se stessa. La spada fu spezzata e la strega fu soddisfatta. Neanche la spada del coraggio è riuscita a farmi nulla. Vediamo cosa riuscite a fare. Dopo avervi trasformato tutti in giocattoli, avrò abbastanza potere per portare le tenebre in questo mondo e l'umanità diventerà mia schiava. Non ti permetterò di farlo. Ti fermerò a costo della mia stessa vita. Anche io ti fermerò, non sognarlo neanche. Oh, quindi mi fermerai con quella spada rotta. Sebbene la spada fosse rotta, Clara e Basil cercarono di fermarla con ogni mezzo. Poi la spada brillò e con lo stupore di tutti si trasformò in una spada nuova. Clara si lanciò in avanti e sconfisse Imelda. Dopo aver sconfitto la strega, il principe e le altre persone tornarono umani. Credo che la spada fosse del precedente proprietario, quindi non ha funzionato con lei, ma si è attivata quando ha sentito il tuo coraggio e hai potuto sconfiggerla. Poi il castello oscuro tremò. Oh no, questo luogo è stato creato dalla magia della strega, quindi si distruggerà anche questo. Dobbiamo uscire da qui e in fretta. Ma dove dobbiamo andare adesso? Mentre tutti erano confusi, Clara guardò la finestra e vide che i topi stavano correndo nella stessa direzione. Inseguiamo i topi, conosceranno la strada. Proprio come si aspettavano, alla fine del corridoio si aprì il portale e passarono tutti da lì. Attraversate tutti questo portale! Riuscirono a fuggire sani e salvi. Il castello malvagio della strega crollò completamente.